Svolgiamo questo esercizio sulla rifrazione con l'endoscopio. Che cos'è l'endoscopio? È una vaschetta d'acqua dove c'è un battitore che colpisce l'acqua con una certa frequenza e genera quindi delle onde sulla superficie dell'acqua, onde trasversali ovviamente. Questo è il motorino elettrico che fa oscillare il battitore, che in questo caso il battitore ha la forma di una lamina, quindi produce fronti d'onda piani. Questo è il disegno, si vede il battitore che colpisce l'acqua con una certa frequenza, genera questi fronti d'onda piani che si propagano con una certa velocità V1. Torniamo al testo del problema, un battitore a lamina vibra 10 volte al secondo, quindi sono 10 Hz, e genera fronti d'onda piani che corrono sulla superficie dell'acqua di un endoscopio. L'acqua è profonda 8 mm, ma poi si riduce per la presenza di una lastra di vetro da 5 mm di spessore appoggiata sul fondo. C'è quindi da calcolare la distanza tra i fronti d'onda prima che le onde arrivino alla lastra di vetro, quindi lo scalino appoggiato sul fondo, e poi dopo anche. La distanza tra i fronti d'onda è la lunghezza d'onda. Questa lunghezza d'onda infatti varierà e c'è da calcolare la variazione percentuale della lunghezza d'onda al passaggio sulla lastra di vetro. Questa è la situazione fisica, vediamo la lastra di vetro appoggiata sul fondo, che quindi riduce la profondità dell'acqua. Questa è la lunghezza d'onda, la distanza fra due fronti d'onda piani, prima che l'onda giunga sulla lastra di vetro, quando l'onda viaggia a velocità V1. Quando poi l'onda giunge sullo scalino, si può dimostrare che la sua velocità diminuisce. V2 è minore di V1 perché è più piccola la profondità dell'acqua, H2 è minore di H1. Di conseguenza diminuisce anche la lunghezza d'onda, quindi l'onda si stringe. Si vede anche in quest'altro disegno, i fronti d'onda sono più allargati, ma quando poi l'onda arriva dove è lo scalino, i fronti d'onda si stringono perché vanno più piano. Si può infatti dimostrare che la velocità delle onde che corrono sulla superficie dell'acqua dipende dalla profondità dell'acqua. La profondità h, secondo la formula, radice di gh, g è l'accelerazione di gravità. Sulla superficie terrestre, ovviamente. Qui è di nuovo lo stesso disegno di prima, i fronti d'onda distanziati di una lunghezza d'onda lambda 1, poi si stringono e la lunghezza d'onda diventa lambda 2. Si stringono per colpa della ridotta velocità dell'onda, V2 è minore di V1. Infatti abbiamo appena visto che dove la profondità è minore anche la velocità dell'onda. All'inizio la profondità dell'acqua è 8 mm, ma giunta l'onda sullo scalino, la velocità dell'onda, non dell'acqua, la profondità dell'acqua si riduce a 3 mm. Quindi da 8 mm la profondità dell'acqua si riduce a 3 mm e la velocità dell'onda diminuisce. La frequenza invece non cambia mai. Perché se vengono generati 10 fronti d'onda al secondo dal battitore a lamina, questi 10 fronti d'onda al secondo arrivano qui dove è lo scalino e quindi è come se qui partissero ancora 10 fronti d'onda al secondo, che sono quelli che giungono, quindi quelli che giungono proseguono, ma adesso viaggiano più lentamente. Per questo motivo i fronti d'onda, pur essendo prodotti sempre 10 al secondo, però corrono più lentamente, quindi si trovano più ravvicinati tra loro. C'è da calcolare quindi la velocità dell'onda prima e dopo lo scalino, perché poi dalla velocità da calcolarsi con questa formula potremo trovare la lunghezza d'onda prima e dopo lo scalino. Cominciamo con il calcolo della velocità, mettiamo prima 8 mm al posto di h e poi 3 mm, naturalmente dobbiamo fare l'equivalenza in metri. In questo modo, infatti, il risultato sarà metri quadrati fratto secondi quadrati, fuori dalla radice diventerà metri al secondo e poi faremo di nuovo l'equivalenza in centimetri al secondo per comodità. Quindi troviamo circa 7,8 centimetri al secondo e circa 2,9 centimetri al secondo la velocità 1 e la velocità 2. Non sono velocità alte, infatti noi sappiamo che la velocità delle onde che corrono su uno specchio d'acqua poco profondo è una velocità piccola, stiamo parlando di centimetri al secondo. Ora che abbiamo calcolato le due velocità, V1 e V2, possiamo calcolare le due lunghezze d'onda con la formula inversa della velocità. Quindi numericamente è come dividere per 10, 10 Hz, e quindi il risultato viene in millimetri. Ricordiamo che Hz è il reciproco del secondo, quindi Hz si semplifica con il secondo.
Il risultato finale è che la lunghezza d'onda passa da circa 7,8 mm a circa 2,9 mm, con una variazione, quindi una diminuzione delta lambda, di 4,9 mm. Il testo chiedeva la diminuzione percentuale della lunghezza d'onda, quindi dobbiamo dividere questi 4,9 mm diviso la lunghezza d'onda che c'era all'inizio, quindi 7,84 circa millimetri. E quindi troviamo una diminuzione percentuale rispetto all'inizio di intorno al 60%, 63%. L'onda quindi perde il 63% della sua velocità e di conseguenza stringe la sua lunghezza d'onda del 63%. Dunque riepiloghiamo i concetti fondamentali. La frequenza non cambia mai, vengono prodotti 10 fronti d'onda al secondo e anche allo scalino giungono e ripartono dallo scalino 10 fronti d'onda al secondo. La frequenza non cambia mai, F1 uguale F2 sia prima che dopo dello scalino 10 Hz. Cambia invece la profondità dell'acqua da 8 mm a 3 mm e di conseguenza l'onda diminuisce di velocità, cioè rallenta in base a questa formula, dove si vede che la velocità è proporzionale alla radice profondità. Calcoliamo quindi le due velocità prima e dopo lo scalino e con la formula inversa della velocità calcoliamo le due lunghezze d'onda prima e dopo lo scalino. Prima dello scalino la lunghezza d'onda è più lunga perché l'onda corre più veloce. Dopo lo scalino la lunghezza d'onda è più stretta perché l'onda corre più piano.